Buongiorno proprio amici, benvenuti in un altro video da Credendario. Oggi questo video so che lo aspettavate veramente in tanti, avete visto su Instagram degli anteprima, ho fatto dei video già dove spiegavo il montaggio e tutto. Oggi vediamo finalmente il funzionamento, se funziona, quanto va e come fa. Non lo so perché ho montato tutto, tra virgolette, perché vedete che è smontata, ma è smontata per spiegarvi, ma in realtà i collegamenti sono tutti fatti, sono tutti pronti. C'è un bordello di fili, lo so, ma con calma vedrete che si riesce a collegare il tutto. Sono un bordello di fili fatti un po' così, saldati un po' così, ma solo assolutamente per farvi capire le cose. Dopodiché, ovviamente, io li metterò bene. Abbiamo anche due batterie, io ho due batterie, ma funziona anche solo con una batteria, quindi non preoccupatevi. Non è detto che dovete avere due batterie per forza, ovviamente con due batterie sarebbe meglio. E adesso arriva la prova che tutti volevate vedere, no? Quindi casco pronto, moto smontata perché la provo così, se c'è qualcosa che non va non lo voglio smontare tutta la carena. L'accendiamo, partiamo, GoPro e vediamo effettivamente quanto fa, ok? Ci vediamo dopo il test e così io vi racconto e voi vedete un po'. Sappiate che è regolata non a tutta potenza per evitare, diciamo così, al momento la troppa sovraccarica delle batterie finché non faccio la modifica, ok? Quindi sappiate che di quello che vedete adesso la moto può andare ancora un po' di più, va bene? Ma secondo me già così basta. Via, si parte! Collegato GPS, come potete vedere qua, e quindi facciamo affidamento a questo, non a questo, proviamo, andiamo e vediamo. Ragazzi, 300 all'ora e più, poco più l'ho superati, andavo ancora, ma siccome ho questo problema della batteria che è da sistemare, io eviterei di sforzare. Comunque 100 li fa, perciò secondo me l'ora di 110, dai 100 ai 110 ci siamo, perché la potenza è 65% e quindi ci siamo, forse fa anche di più, comunque io sono già contento così. Era per farvi vedere che comunque questo motore va, ma bisogna modificare la batteria perché ovviamente deve dare più amperaggio, ok? Al prossimo video da Credendario per vedere tutta la storia del montaggio. Ciao ciao!